Vi ho convocate entrambe perché la questione riguarda tutte e due voi. Allora, lo ribadisco, io e questa non abbiamo nulla che ci unisce. Come si chiama sto coso? Paolo. Paolo? Paolo Junior. Ecco perché andava sempre in Cina. Senti, Cocca, e metti sti quattro fiorellini. Ma perché non mi hai detto che mi dà molto fastidio quando mi chiami Cocca? Davvero, Cocca? Papà, ti ha mai parlato di me? Mai. Mai. Papà non ti parlava mai di me? Solo di quell'altra. Tu devi condividere le tue cose con gli altri bambini. Non ti fa fregare dagli altri ragazzini, questa è roba tua. Scusami, Paolino, ma che ti ha comprato il cellulare? Sì. Sì? Ma lei come pensa di educare questo bambino? Almeno io non me lo perdo per strada. Paolino, scusami, ma non ti vedevo. Sto parlando a te. Ma guarda, il ragazzino con me sta una favola. Hamburger, patatine e televisione al plasma da 200 pollici. No. Altro che gallette di riso e Oliver Spiga, là. Vivere per i piccoli miracoli. Vedo che ti sei fatta al Toy Boy, caruccio. È un artista. Sei artista. Ma ce ne stiamo occupando congiuntamente, con un rapporto basato sulla civiltà. Ho comprato le mutande, so 40 euro la metà. 40 euro di mutande? Beh, vedi, t'avevo detto braccino corto. Secondo la rivista GQ, le commedie più divertenti della storia del cinema, quindi in assoluto quelli che le hanno fatto più ridere, sono: al primo posto Una notte da leoni, che sì, è divertente però. Primo posto, eh. Al secondo posto Borat. Al terzo L'appartamento, che è un film vincitore di 5 premi Oscar diretto da Billy Wilder. Al quarto c'è il più strano, Il laureato, con Dustin Hoffman, si vede che gli ha fatti molto ridere. E al quinto posto c'è Brian di Nazareth, interpretato dal gruppo comico inglese dei mitici Monty Python. Che dite, siete d'accordo con questa classifica? Io mica tanto, vi dico la verità. Scrivetemi la vostra nei commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate e cliccate qui accanto per tanti altri video, anche divertenti, eh? Ciao!